La cosa più bella che può capitare nella vita è riuscire a essere se stessi, senza nascondersi dietro l'effetto delle sostanze e dell'alcol. Non esiste nulla di più gratificante di mostrarsi per quello che si è, risultando così chiari e sinceri nei confronti altrui e soprattutto di se stessi. Quando si è in preda alle sostanze o in balia dell'alcol, si ha davanti una persona diversa, lontana dal vero io. Non c'è niente di più sconfortante di capire che la persona riflessa davanti allo specchio sei proprio tu, che mai avresti pensato di diventare così. È lì che cresce la vergogna, pensando a quanto si sia caduto in basso. La vergogna di mentire davanti all'evidenza, di sapere di essere un peso per chi ti conosce. La vergogna per gli errori commessi, per essere stati deboli ed essere caduti nella dipendenza. Sapere, ad esempio, di aver deluso le aspettative dei tuoi genitori, che desideravano vedere un ragazzo per bene, e invece ti riconoscono solo come tossicodipendente. Cresce un profondo senso di inferiorità rispetto a quello che i tuoi cari desideravano per te. E così la vergogna diventa sovrana e per dimenticare ti porta inevitabilmente a peggiorare la situazione. Continui a bere, sperando di cacciare via i pensieri che in realtà non si spostano di una virgola. Più bevi e più aumenta la vergogna di ciò che fai e di ciò che sei. Ed è la stessa vergogna che a un certo punto ti spinge a mettere un freno a tutto quello che stai facendo. Nel contesto della dipendenza, la vergogna è un sentimento sempre in agguato. Da lì, spesso, nascono altri sentimenti dolorosi che possono portare a comportamenti problematici. La vergogna accompagna un sentimento globale di inadeguatezza, inferiorità e disgusto di sé. Sono un fallimento. Non valgo niente, non merito di essere felice, sono una brutta persona. Pensieri distorti che alimentano l'attaccamento patologico alla sostanza. Chi li vive, infatti? Si sente inferiore e pensa di non meritare aiuto. Matura una bassa autostima e li tiene spesso segreti perché il solo pensiero di esprimerli fa crescere a dismisura la vergogna provata per ciò che si è. Ci si vergogna sempre più di se stessi e della propria dipendenza. Si comincia a credere di non essere meritevoli o degni di amore, rispetto, successo o felicità. La vergogna crea paure e timori che rendono difficile la creazione di relazioni profonde, in particolar modo quelle di cura. È importante quindi affrontare questo sentimento in un ambiente sicuro, in cui ci si sente pronti ad esprimere la propria vulnerabilità, in cui la vergogna di se stessi viene accettata e affrontata. Solo così può essere col tempo superata. Il percorso di cura al CUFRAD offre la possibilità di interiorizzare una nuova esperienza e iniziare a rivedere gli aspetti di sé problematici. Un passo essenziale per rompere il cerchio patologico della vergogna tossica è quello di accettare se stessi, percepirsi come una persona degna e meritevole di aiuto e alla base del lavoro terapeutico in cui si impara ad essere benevoli e comprensivi verso se stessi e verso la propria dipendenza, mettendo da parte l'autocritica e il disprezzo per la propria persona. Attraverso i gruppi di automutuo aiuto e il confronto con gli altri, si riconosce il carattere universale dei limiti, degli errori e della sofferenza. Questo permette di uscire dall'autoisolamento, di capire che la condizione del dolore e della vergogna è un elemento imprescindibile nella vita di tutti. Solo così è possibile arrivare ad accettare il proprio passato e i propri errori. Si impara a superare la vergogna per gli sbagli commessi, riconoscendole l'importante ruolo svolto come sprone al cambiamento. Si impara a perdonarsi, dandosi la possibilità di costruire un nuovo futuro, concedendosi nuove possibilità. La comunità mi ha aiutato, e continua a farlo, ad accettare i miei errori, a fare pace con me stesso e quindi a darmi un'altra possibilità. Vivendo con persone che hanno provato come me tale vergogna e che hanno lottato a lungo per uscire da questa condizione, ho imparato a parlare del mio passato,
delle cose negative che ho fatto senza più nasconderle. Nel rapporto con i miei compagni e con gli operatori che mi seguono, ho imparato a conoscermi meglio e a scoprire in me nuove potenzialità che non voglio più sprecare.